Con la leggerezza si possono fare cose molto serie, come sono le iniziative del Teatro di San Carlo per il sociale. L'ultima idea è il Dopo Scuola in Movimento, un laboratorio gratuito di educazione al movimento dedicato ai bambini tra gli 8 e i 13 anni residenti nella zona di San Giovanni a Teduccio. Da novembre al prossimo luglio, tre sezioni intrecceranno gioco, danza, musica e studio dell'arte del movimento e della danza. È tutto dedicato al movimento, perché il movimento è la prima, una parola più democratica del mondo. Questi bambini che devono, in questo luogo, cominciare con l'aiuto della nostra direzione del ballo e di una nostra ex ballerina, avere il primo approccio col proprio corpo e attraverso la fantasia e il gioco. E saranno coinvolti sia il corpo di ballo del San Carlo, sia le attività collaterali del teatro. L'iniziativa si terrà infatti all'interno degli stabilimenti di Vigliena, che il San Carlo ha trasformato in laboratori artistici ed officine di produzione dei suoi spettacoli. Un'autonomia produttiva artistica fatta di alti livelli di specializzazione e di artigianato, che già hanno creato numerosi spettacoli e che forniscono anche altri teatri in Italia e all'estero. Investire in cultura significa investire nel futuro, fare un'economia virtuosa e creare anche delle opportunità di lavoro importanti. Quindi il rafforzamento del ruolo del sociale del San Carlo per noi è fondamentale. Creare un punto di riferimento pomeridiano, ad esempio, a dei ragazzi come i nostri figli che magari possono in alcuni momenti non avere dei punti di riferimento, è un qualcosa che va al di là del compito istituzionale di un teatro come il Teatro San Carlo. Ecco, l'elite di un teatro mondiale che si mette a servizio anche delle persone che magari non pensavano minimamente di poter un giorno incontrare il teatro.